Salve a tutti e benvenuti. Siamo in attesa di assistere alla conferenza stampa di presentazione del nuovo presidente della Ternana Calcio, Giuseppe Matteo Masoni, che sarà accompagnato dal figlio del patrono Edoardo Longarini, Simone Longarini, ma vi preannuncio che per la prima parte di questa conferenza stampa non sarà possibile fare le riprese video, ma soltanto audio, proprio per espressa volontà della società e di Simone Longarini. Dunque vi faremo un resoconto completo di quanto starà per accadere, facendovi vedere le immagini salienti e raccontandovi la cronaca di questa giornata. Quella che è la volontà della mia famiglia. Abbiamo nominato come presidente l'avvocato Giuseppe Masoni, non c'è bisogno che io lo presenti, è principal di uno degli studi legali più importanti di Roma, è stato amministratore unico della Lazio per un anno, poi si presenterà da solo. Consigliere delegato è Ragionier Stefano Dominicis, che lavora con noi da tanti anni, è stato amministratore unico qui per diversi anni, conosce questa macchina, sa come funziona e sa come mandarla avanti. E la novità, forse un po' più importante rispetto alle altre, è la presenza di Edoardo Longarini in consiglio. Credo che sia un segnale molto forte che dà una dimensione di quello che è la volontà da parte della mia famiglia di andare avanti, di stare vicino a questa società e di far capire che fino a che ci siamo noi vogliamo fare il massimo possibile per far sì che prosegua il calcio a Terni e prosegua nel migliore dei modi. Abbiamo commesso diversi errori nel corso degli ultimi anni, poi magari entriamo un po' meglio nel dettaglio di questi se volete. Non mi focalizzerei tanto sul passato quanto sul presente e sul futuro. Oggi il nostro obiettivo è quello di cercare di lavorare al meglio e di mettere questa società nelle condizioni di poter camminare con le proprie gambe. E credo che questo sia un obiettivo che debba essere condiviso da tutti e che debba far felici tutti, perché soprattutto oggi con quello che si legge e con le esperienze che sono viste su piazze anche ben più grandi di Terni, porto l'esempio di Parma piuttosto che di Siena o realtà simili, Brescia per fare un esempio. Il vero obiettivo secondo me di un imprenditore, se vuole bene alla piazza e se vuole bene alla società, è quella di metterla nelle condizioni di camminare da sola, di non essere più dipendente dai finanziamenti che questo imprenditore deve fare, di non essere più dipendente dai cambi di umore dell'imprenditore stesso. Quindi oggi noi sappiamo che in Serie B con questi numeri si è in grado di mettere una società facendo alcuni aggiustamenti nelle condizioni di essere autosufficiente. Questo significa garantire la permanenza del calcio professionistico a Terni per diversi anni, significa mettere la Ternana nelle condizioni di essere forte, di essere autonoma rispetto al socio di riferimento. Oggi siamo noi, domani potrà essere un altro, questo poi lo vedremo. L'importante è far sì che la Ternana non sia ostaggio di nessuno, ma che sia una società in grado di andare avanti da sola. I numeri li abbiamo studiati, i conti li abbiamo studiati, sappiamo che questo che è il nostro auspicio è un auspicio realizzabile, per farlo bisogna lavorare, ma siamo qui per questo. Quindi passerei la parola agli altri consiglieri per diciamo, dire due parole, dopodiché se avete bisogno di risposte alle vostre domande, nei limiti temporali che abbiamo nella giornata di oggi, siamo qui per questo. Prego. Presidente. Buongiorno, Giuseppe Masoni. Io posso dire solo poche parole. Ho accettato con entusiasmo la proposta della famiglia Longarini, sia perché conosco la famiglia Longarini, e sia perché la presenza della famiglia Longarini nel consiglio di amministrazione vuol dire credere nel progetto di riequilibrio della società in termini di economia, di fatturato e soprattutto la capacità di rilanciare anche il settore giovanile, che è uno dei fulcri importanti di questa società, perché può diventare l'elemento rilevante, perché in tutte le società, come anche altri progetti importanti di serie A, dimostrano che partire dal settore giovanile e rilanciare anche la grande forza di avere un calciatore importante che provenga dalla zona in cui si gioca è un elemento assolutamente rilevante. Quindi,
questi elementi, considerata anche l'importanza del campionato comunque di Serie B, ma che è un campionato importante in cui la Ternana può svolgere un ruolo importante, la rosa della Ternana sino ad oggi è stata una rosa importante e con, diciamo, con alcuni elementi forse più favorevoli poteva raggiungere risultati migliori. Altre società di B hanno raggiunto risultati importanti e sono giunte in Serie A con budget del tutto equiparabili a quelli della Ternana, per cui in realtà la scelta delle persone e delle pedine è uno degli elementi fondamentali. Non è importante avere una rosa di 40 calciatori, ma è importante avere una rosa di calciatori che siano affiatati tra di loro e che soprattutto siano legati alla piazza. Questo è il motivo per cui si cerca con, non dico tramite me perché non sono io la persona, perché questo è un consiglio, quindi è un elemento di collegialità che vuole portare a valutare positivamente quello che di buono è stato fatto nel passato, se c'è la possibilità di implementarlo con alcune scelte gestionali, queste saranno fatte, ma saranno fatte nell'interesse esclusivo della società. Nessun altro interesse muoverà questo consiglio di amministrazione se non il bene della Ternana e quindi il bene della città. Qualunque altra domanda, insomma, siamo a completa disposizione. Prima delle domande sentiamo anche certamente. Io sarò velocissimo, io volevo solo ringraziare ovviamente la famiglia Longarini per questa nuova opportunità che mi dà di lavorare a Terni nella Ternana Calcio. Sono già stato qui 4 anni, conosco l'ambiente, conosco come si porta avanti contabilmente una società di calcio. Cercheremo, come ha detto Simone poco fa, di rendere la Ternana autosufficiente con i conti a posto, come è stata nei 12 anni di presidenza di proprietà Longarini. Il mio compito ovviamente sarà quello di monitorare i conti della società e tenerli a posto. Per qualsiasi domanda, ma io sono un po' marginale in questa conferenza. Diciamo stampa, che se non io non ti dovevi presentare. Ecco, esatto, perché mi conoscono bene. Nei limiti del possibile siamo qui per rispondere a tutte le vostre domande. Lorenzo, fai tu il... Sì. Prego. Buongiorno. Il Presidente parlava del settore giovanile, dell'importanza del settore giovanile. Credo che siamo tutti d'accordo su questo. La società negli anni scorsi aveva presentato un progetto importante per lo sviluppo sì. e per la crescita del settore giovanile. La costruzione del centro sportivo. Assolutamente. Iter che abbiamo seguito, è andato avanti in collaborazione con il Comune, eccetera. Poi a un certo punto, al momento di... Io ricordo che ho fatto anche un programma con il Presidente Tadori. Me lo ricordo perfettamente. Ecco, al momento di, della realizzazione... Al momento di guaià, come si dice a Roma, siamo rimasti... Si è fermato tutto e i tifosi sono un po' tifosi, un po' tutti, ci siamo preoccupati a terra, perché questo stop di un centro sportivo, l'altra cosa che avrebbe dato anche, oltre che alla Ternana, la possibilità di far crescere i propri giovani, anche a livello d'immagine, per poter abbellire, diciamo, quella zona. Anche a livello di asset, se mi permette, anche a livello di valorizzazione immobiliare all'interno della società come asset, per l'amor di Dio. Patrimonio oggi è importante, la società di calcio abbia scherzo. Sotto aspetto patrimoniale abbia qualcosa di suo, oltre a quello che è la proprietà dei giocatori, che è sempre di minore impatto, perché i giocatori sono in prestito. Ecco, dicevo. Beh, non tutti, mi permetto, non tutti sono impressionati. Qualcuno ce l'abbiamo anche noi. Sì, sì. Non parlavo solo di giornale. Quindi dicevo, da questo punto di vista, questo centro sportivo rientra nei piani della famiglia Longarini ancora, nella politica, nelle idee progettuali del presidente? Rispondi tu. Posso rispondere io tranquillamente, perché è sicuramente uno dei primi punti che esamineremo e compatibilmente con il budget è uno degli investimenti che viene ritenuto prioritario, quindi certamente sarà un argomento da trattare, non sarà un argomento che tratteremo a luglio perché le priorità sono altre. Diciamo che noi abbiamo fatto, il consiglio è stato nominato il 16 di giugno, il 30 giugno c'era la scadenza dell'iscrizione, quindi siccome so già che poi è una delle altre domande che mi farete, ma siamo l'unica squadra che non ha allenatore ancora, invece... Il 30 giugno scadeva l'iscrizione. La cosa più importante era mettere la società nelle condizioni di partecipare al campionato di B. Poi così, en passant, in questi 15 giorni è anche arrivata la tegola di Catania, quindi non è che sono stati 15 giorni semplicissimi. Detto ciò, questo che lei diciamo, rappresenta è un punto assolutamente importante nel nostro programma, perché, come diceva l'avvocato Masoni, noi vogliamo mettere la Ternana nelle condizioni di avere un settore giovanile che le dà quei 4-5 calciatori ogni anno da far esordire in prima squadra, e già si è lavorato in questo senso, perché non è che parte da oggi, già si è lavorato in questo senso. Vorremmo che questo sia un po' più
umbrocentrico questo settore giovanile, e perché comunque è giusto anche collaborare in maniera leale con la realtà territoriale, per cui cercare di valorizzare anche ove possibile, perché adesso ci sono dei talenti da valorizzare, ma cercare ove possibile di valorizzare anche, diciamo, il talento umbro, il talento ternano, nella parte dell'Umbria che ci interessa, dai. E quindi assolutamente questo è un progetto che ci permetterebbe di avere un'infrastruttura adeguata per un'attività del genere. Poi lei sicuramente sa che per quanto riguarda le infrastrutture del settore giovanile abbiamo anche un certo know-how, avendo a Roma una cosa abbastanza simile, per cui sappiamo perfettamente quella che è l'importanza. È uno dei primi punti che abbiamo all'ordine del giorno. Ad oggi ne abbiamo identificati 38 di cose da verificare, per cui è all'interno di quelli. Quindi, ne parlavamo proprio arrivando. Oggi ne discuteremo probabilmente anche con le istituzioni. È un'operazione quella che ha anche una sua logica dal punto di vista, diciamo, economico. La stiamo valutando, sicuro, ecco, la risposta sicuramente non è no, è sì, non domani magari il tempo di valutare. Questo è un consiglio che ha iniziato a lavorare da poco, e quindi, come lei può immaginare, le priorità non le decidiamo noi, le decide l'agenda e il calendario. Ora siamo iscritti, è andato tutto a posto, la Ternana parteciperà al prossimo B. Adesso ci sono delle scelte, diciamo, da fare, che sono in questo momento prioritarie. C'è entro il 12 luglio, che è la data del ritiro, da scegliere l'allenatore che vi verrà presentato o qui o presso la sede del ritiro, lo stiamo valutando, e dopodiché ci occuperemo sicuramente anche di queste cose. Grazie. Mediatore dell'Ansa. A tanto proposito, è vero, giustamente noi siamo qui anche con un po' di ansia, innanzitutto per conoscere finalmente il presidente Masoni, ma anche per capire se questa conferenza stampa si completerà un po' il mosaico di cui abbiamo parlato un po' io e tutti i colleghi nei giorni scorsi. Vedi il quadro societario anche a livello di direzione sportiva, vedi anche allenatore. Oggi non sarà annunciato il nuovo allenatore. Noi il 12 luglio andiamo per due motivi, glieli spiego. Punto primo, perché quando abbiamo convocato questa conferenza stampa, d'accordo con il Consiglio, d'accordo con Lorenzo, abbiamo voluto che questa fosse una giornata dove noi presentavamo il nuovo organo direttivo della società, che se mi permette, al momento, soprattutto nel momento in cui l'abbiamo convocata, era la priorità, perché questa è stata una società che per 15 giorni è rimasta acefala. Quindi l'esperienza di un amministratore unico, un'esperienza che personalmente ritengo non è piacevolissimo, l'esperienza dell'amministratore unico è un'esperienza che ritengo non sia da ripetere, perché comunque ci mette nelle condizioni di essere, diciamo, troppo dipendenti da una figura sola, a differenza di un consiglio di amministrazione dove ci si possono, diciamo, differire e spartire delle deleghe, ed è quello che stiamo facendo. E oggi volevamo presentare loro. La parte sportiva faremo nei prossimi 7-10 giorni. Adesso non prendete per contrattuale quello che vi dico, lasciatemi anche voi un minimo di malleabilità in questo. Diciamo, presenteremo il nuovo allenatore e magari presenteremo anche delle altre figure di supporto, però non è oggi la sede. Sicuramente noi andremo in salvo stravolgimenti in ritiro con il nuovo allenatore. Il nuovo allenatore determinerà anche una parte del percorso sportivo, perché comunque è chiaro che è uno degli attori, diciamo, magari non il protagonista, ma è uno degli attori che contribuisce a quella che è la creazione della rosa. Per cui oggi non ho e non abbiamo nomi da darvi. Vi pregherei anche, per evitare di scendere un po' nel grottesco, di non fare totonomi, perché non siamo più per questo. Se avete la pazienza, e credo di essere nelle condizioni di chiedervela, visto che siamo appena arrivati, diciamo, non metteteci subito troppa pressione, di attendere. Noi prima del ritiro nomineremo l'allenatore e cercheremo di presentarvelo o in questa stessa sede o in un'altra sede, a seconda del calendario della società. Un'altra cosa che le chiedo, se è possibile. Lei ha il diritto di chiedere, io ho il diritto al massimo di dirle di no, però per l'amor di Dio. È previsto, arriva a lei o al presidente Masoni, eventualmente, visto che diceva di altre figure eventuali supporto, l'ipotesi di un direttore generale o qualcosa di più?
Allora, noi abbiamo avuto questa società negli ultimi 3 anni amministrata da un'unica persona, che era, diciamo, un plenipotenziario. Giusto o sbagliato che sia, lo vediamo magari dopo. Adesso poi parlare dopo è sempre facile, poi bisogna sempre ricordarsi le condizioni in cui magari sono state fatte certe decisioni e quelli che erano quello che era la situazione generale del caso. Oggi già noi abbiamo presentato un qualche cosa di diverso rispetto a prima. Perché? Perché io sono qui e vi ho detto che c'è un presidente che ha un certo tipo di standing, ha un certo tipo di capacità, che non le devo raccontare io, non le racconta lui perché è umile e modesto, però non è l'ultimo arrivato, conosce questo ambiente, lo conosce molto bene. Abbiamo un amministratore delegato e la cosa più importante, ci sono i Longarini presenti. Noi Longarini ad oggi siamo 4 più mio figlio di 3 anni e un altro che ne sta arrivando. Noi cominciamo a essere tanti e quindi anche noi vogliamo dare il nostro contributo a questa società. Ci stiamo organizzando per avere ognuno di noi le deleghe che gli sono più, diciamo, che gli calzano più a pennello. Quindi prima c'era una persona che lavorava per questa società, oggi al minimo ne vedete 3 e vi posso garantire che non siamo solo noi 3 che stiamo lavorando. Per cui è evidente che già a livello di organizzazione societaria abbiamo una forza lavoro differente e quantomeno numericamente più forte di quella di prima. Poi se anche a livello dei risultati sarà più forte lo vediamo fra un po' di tempo. Noi ci spieghiamo di sì, poi vediamo, posto che bisogna capire e stabilire assieme quali sono i risultati da ottenere. Io più o meno ve li ho in parte elencati. Secondo me oggi la priorità è quella di mettere la società nelle condizioni di camminare con le proprie gambe. Ma questo è nel bene anche vostro, di tutti i tifosi della Ternana che vogliono bene a questa società, che vogliono vederla competere nel campionato che conta per il più a lungo possibile. Perché questo avvenga, noi abbiamo l'obbligo di mettere la società nelle condizioni di essere autofinanziata, quindi di andare avanti con le proprie gambe. Quindi magari quello che dicevano, diciamo, prima dell'infrastruttura del settore giovanile, quella magari dell'abbattimento di certi costi, quella magari di cercare di aumentare il possibile ricavi, di una presenza sul territorio. Ci sono tutta una serie di cose che vogliamo fare affinché questa società abbia i conti a posto, non abbia indebitamento e non sia dipendente dall'iniezione di cassa del socio. Con il regolamento di oggi del calcio ci si può riuscire, ma ci si può riuscire non facendo una rosa con 22 ragazzini, ci si può riuscire anche facendo una rosa adeguata, perché se voi vi siete andati a vedere i conti, faccio un esempio del Frosinone, la scorsa stagione il Frosinone è andato in Serie A con un costo lordo di ingaggi fra prima squadra e staff molto molto basso, molto molto basso. Quindi oggi si può fare bene in Serie B anche grazie alla mutualità. Bisogna lavorare su questo, bisogna lavorare sui numeri, bisogna essere presenti, bisogna essere attenti a quello che si sceglie. Ci tenevo a precisare solo una cosa, che come giustamente ha detto Simone Longarini, l'attenzione ai numeri non vuol dire ridimensionamento, attenzione ai numeri vuol dire spendere i soldi bene, cioè che è un concetto diverso. Poi noi ci proveremo, ma è il concetto a cui faceva riferimento Simone Longarini, che oggi esistono realtà che hanno ottenuto risultati estremamente brillanti e certamente superiori a quelli che ha ottenuto la Ternana sino ad oggi, spendendo quello che è esattamente il budget che intende, diciamo, utilizzare la Ternana. Quindi non c'è un ridimensionamento sportivo o un tentativo di dire, portiamo ad un livello di giovanissimi la squadra. No, utilizziamo le risorse nel modo più proficuo, cerchiamo di utilizzarle nel modo più proficuo, cerchiamo una figura di allenatore che sia in grado di valorizzare le risorse al meglio, quindi che sia in grado di incentivare ciascuno a dare il massimo. Il direttore sportivo ha un anno di contratto ancora. E abbiamo ancora un anno di contratto. Noi ci siamo imposti come consiglio di amministrazione di non precludere solo esclusivamente perché c'è una governance nuova possibilità a persone solo perché magari facevano parte di un'organizzazione che non è quella che stiamo cercando di strutturare noi. Quindi il direttore sportivo ha un anno di contratto, valuteremo l'operato, valuteremo quanto le sue idee collimano con quelle che noi vi stiamo esponendo. E se ci sono le possibilità di far collimare questo tipo di programmi, non vedo perché non debba avere un'opportunità. Massimo Lauredi, prego. Sono Massimo Lauredi, Gazzetta dello Sport, il giornale dell'Umbria. Buongiorno. Buongiorno. Ci conosciamo. L'anno scorso in questi tempi si parlava soprattutto di cessione. Di cessione. Mi sembra di aver capito che
questo è un argomento messo da parte al momento, o ho capito male? Ascolti, si parlava di cessione, poi noi abbiamo nominato l'avvocato Masoni e io comincio a leggere, l'avvocato Masoni ha curato il passaggio della Lazio, dai, quindi Longarini mi voglio... Cioè, nessuno ha detto, porca miseria, l'avvocato Masoni ha fatto l'amministratore unico della Lazio, adesso va a Terni, che comunque rispetto a Lazio, con tutto rispetto, è... No, l'avvocato Masoni, cessione. Allora, noi siamo qua, io oggi ci sto mettendo la faccia, mio padre si è messo in consiglio, in 12 anni non c'era mai stato, quindi penso che il messaggio che stiamo mandando è abbastanza concreto, non è un messaggio fatto solo di parole. Oggi le mie sono parole, ma ci sto mettendo la faccia, qualcuno si è anche messo in consiglio, quindi quelle sono firme e responsabilità. Al di là dei soldi che ci mettiamo, che quello nessuno fa finta di vedere, però le posso garantire che io ho due bambini piccoli, ogni tanto ci penso che magari ci sono tanti altri modi di investirli, ma questo è un altro discorso. Ascolti, noi siamo qui, abbiamo un programma e stiamo cercando di mettere questa società nelle condizioni di essere autosufficiente. Quindi più di questa risposta credo che non si possa dare in termini di volontà di andare avanti e di proseguire. Poi facciamo gli imprenditori, siamo persone ragionevoli, se c'è qualcuno di serio che pensa che possa fare quella Ternana meglio di quello che facciamo noi, ma soprattutto che possa garantire alla Ternana più solidità di quella che garantiamo noi, noi ci sediamo, per l'amor di Dio. Siamo seduti con delle persone che, ti assicuro, non ci siederò più, per cui se c'è qualcuno di serio ben venga. Mi permetto di fare una battuta senza che nessuno si offende, quelli che arrivano a voi non sono seri, nel senso quelli che arrivano come possibile acquirente è solo gente che cerca un briciolo di notorietà e che sono, diciamo, a Roma li chiamiamo dei quacquara qua, adesso non faccio un esame per quella querela, che vogliono diciamo prendersi i loro 10 minuti, 20 minuti, 2 settimane di popolarità. Noi abbiamo avuto un paio di, l'anno scorso, appuntamenti con persone serie che infatti non sono non hanno fatto trapelare nulla. Ma il giorno che noi dovessimo decidere o di cedere la Ternana o di far collaborare qualcuno con noi a questo progetto, lo facciamo solo e esclusivamente se troviamo qualcuno di che sia altrettanto solido come noi, cioè maggiore o uguale a noi a livello di solidità, perché non vogliamo mettere questa società nelle condizioni di essere presa dal primo che passa e poi magari fare la fine che ha fatto il Parma, che ha cambiato 12 presidenti nell'arco di 12 giorni e poi ha fatto la fine che ha fatto. Sappiamo perfettamente che non si scherza col calcio, se sbagliamo persone rischiamo di fare una brutta figura e di far sì che questa società abbia un, diciamo, viva dei momenti difficili. Mi posso permettere di fare una battuta? L'abbiamo già fatto un errore del genere qualche anno fa, non lo vogliamo ripetere. Quindi io credo che nessuno di noi qui presenti in sala non abbia commesso errori nella propria vita. Poi le persone intelligenti cercano di non ripeterli, di imparare dai propri errori. Quindi noi lo abbiamo già commesso un errore del genere. A proposito degli errori commessi, prego. Quello fu un errore, vabbè, l'avete detto voi. L'ho detto io. Ma si era capito anche prima, adesso l'ho ufficializzato. Come giudicate, o avete giudicato, la fase successiva? Positiva, si spieghi meglio? Ovvero? Ripescaggio, promozione, tre anni di B. Un errore, dal ripescaggio in poi, che giudizio date di quella fase? Complessivo, non soltanto. Eravamo in C2, abbiamo fatto 3 salvezze in Serie B. Che giudizio si può dare? Positivo. Dal punto di vista sportivo? I numeri parlano. Che giudizio si può dare? Io dicevo non soltanto sportivo, perché. Dal punto di vista non soltanto sportivo, diciamo che dal punto di vista sportivo il giudizio è positivo. Paolo, Paolo Cassi, il messaggero? Sì, buongiorno, sempre due cose. Innanzitutto, dunque, la sua presenza, visto che lei ribadisce che c'è la presenza della sua famiglia, che quindi vuol dire che la sua presenza è diretta nella società, quindi questo significa che anche lei personalmente sarà ora un po' più presente nella gestione della società oltre a suo padre. Allora, e seconda cosa, prego, scusi, mi perdoni. No, finisca, poi facciamo tutto insieme. Preferisco unirle, prego. E la seconda cosa, ecco, visto che a questo punto rilanciare sulla possibilità di poter dare un futuro voi stessi alla società, se non arriva qualcuno come voi o meglio di voi, quindi se un domani pensate che questo, essendo stato in passato una piazza, ed ha avuto altre visioni di ridare. Non mi parli di Serie A, per favore. No, ho altre visioni. Più dalla Serie B che c'è. Può significare. Senta, sono io quello che deve dare le mezze risposte, non lei. E lei fa il giornalista, io sto da qua. Allora, è benissimo.
Vedi che i colleghi l'aiutano. Allora, dal punto di vista della presenza, io non mi focalizzerei solo su Longarini, nel senso, io parlo sempre di la mia famiglia, perché noi abbiamo diverse attività, alcune magari sono un pochino più, è un po' più giusto che le gestiscono alcuni di noi, perché fanno magari meglio quel tipo di mestiere, tipo me con l'immobiliare, ed altre magari le gestiamo un po' tutti insieme. Questa è una società molto, cioè una società di calcio, una società molto particolare, cioè lo abbiamo scoperto, non lo sapete mai voi. Se no è il modo di togliere questo rumore che è di una fastidio. Vabbè, scusi, E ci saremo tutti, cioè ci sarà la famiglia presente. Poi oggi sono qui a parlare io con voi, magari la prossima conferenza stampa sarò io, magari fra 2 o 3 mesi verrà qualcun altro. Non poniamo limiti, la nostra volontà è quella di essere presenti tutti, e infatti in questa amministrazione non è che c'è Simone Longarini o Francesco Longarini, c'è il capo supremo, per cui c'è Edoardo Longarini, quello grande, perché poi ce n'è uno piccolo che è mio figlio, che però non potevamo mettere il consiglio di Edoardi, sono 2 adesso. Detto ciò, c'è la famiglia, la presenza della famiglia io questa, diciamo, sono qui oggi per garantirla. Per quanto concerne le ambizioni, io credo che dobbiamo essere tutti molto leali fra di noi e molto onesti intellettualmente nelle valutazioni che facciamo. Noi abbiamo un obiettivo che io vi ho detto già 3 volte, quindi non lo ripeto, sennò vi annoio e non mi va che vi annoiate. La società deve essere messa in condizioni di camminare da sola con degli investimenti oculati e con i propri giovani e con una base di giocatori che comunque già in parte abbiamo. Questo deve essere l'obiettivo, questo deve essere il percorso, deve essere il modello e deve essere il linguaggio che parliamo. Se poi all'interno di questo modello, all'interno di questo linguaggio capita un'annata buona, questo non lo possiamo sapere. Io vi invito, e sicuramente lo sapete fare molto meglio di me, a fare una riflessione su quello magari quest'anno è successo a Carpi e Frosinone. Poi sapete tutti meglio di me che noi abbiamo fatto il secondo anno di B con delle ambizioni abbastanza elevate, no? Perché non è che lo devo dire, basta vedere i soldi che abbiamo speso. È stato un errore. Oggi io vi dico che è stato un errore. Perché? Perché nel calcio non conta solo esclusivamente spendere i soldi per far bene. Altrimenti il Paris Saint-Germain avrebbe già vinto 3 Coppe dei Campioni e non le ha vinte. Quindi in questo percorso di 12 anni sono stati commessi degli errori in buona fede. Io posso garantire che noi tutto quello che abbiamo fatto abbiamo sempre fatto in buona fede. Poi siamo umani, non siamo macchine, quindi come penso che abbia lei sbagliato tante cose in vita sua, ne abbiamo sbagliate anche noi. Ci siamo accorti che non basta soltanto mettere i soldi per andare su, perché non è così, perché altrimenti quest'anno Bologna non andava su all'ultimo minuto e con la traversa che l'ha aiutati. O società che hanno speso molto di più di Carpi e Frosinone sarebbero salite. Cioè, la ricetta prevede tanti ingredienti, il denaro non è l'ingrediente principale, te lo posso garantire. C'è l'organizzazione, c'è la presenza della proprietà, c'è remare in tutti nella stessa direzione, sono le forze locali che devono aiutarti, c'è un paniere di cose che deve andare tutte verso la stessa direzione. E comunque poi si va in campo, a partire da 90 minuti la palla è tonda e può succedere di tutto. Questo lo sapete meglio di me, quindi io direi che noi ci dobbiamo concentrare su un modello di business, e penso che come businessman oggi siamo abbastanza coperti. Poi se all'interno di questo modello il risultato sportivo sarà più soddisfacente di quello che è stato negli ultimi 3 anni, le posso garantire che sarà contento lei, ma sono contento anche io, glielo posso garantire, forse un puntino più di lei pure, visto i soldi che ci mettiamo. Però non lo sappiamo, non glielo posso garantire, non siamo qui per fare programmi. Siamo qui per dire, per parlare di amministrazione aziendale, non per parlare di calcio. L'amministrazione aziendale coerente, corretta, sana, che sappiamo fare, che abbiamo fatto in tante altre aziende, penso di aver portato professionisti che siano garanzia che questo sia applicabile, che non stiamo dicendo parole al vento. Poi all'interno di questo percorso di amministrazione aziendale sana, il risultato sportivo vediamo come sarà. Di solito se si lavora bene il risultato sportivo, delle volte ne è una diretta conseguenza. Può capitare un'annata eccezionale, può capitare pure un'annata storta. Penso che ne avete viste molte più di me, molte di più di me, visto che avete alcuni di voi i capelli bianchi, quindi io no, ancora, arriveranno presto. Lorenzo Buccioni, Sportelli. Buongiorno. Buongiorno. Rispetto al detto caso Catania, che prima accennava il dottor Longarini, è più la preoccupazione per l'ipotesi, anche remota, di un qualche punto di penalizzazione per il prossimo campionato, o magari la consapevolezza che l'eventuale slittamento del campionato
possa darvi anche qualche giorno in più per mettere a punto l'area tecnica, come diceva prima, la scelta del direttore sportivo, del direttore generale o comunque figure che andranno a implementare l'area tecnica, l'allenatore e la costruzione della squadra. C'è un avvocato fra di noi, più giusto che risponda a lui una domanda da parte di Catania. Un che poi abbiamo già letto ovviamente. Sì. No, perché la linea della società è stata quella di pronta e immediata reazione, verifica della condotta societaria, e la condotta societaria, da quello che ci dice l'organo preposto, perché esiste un organo all'interno della società che si occupa della verifica di un modello di gestione, dà riscontro di una piena aderenza a questo modello gestionale, che peraltro è imposto anche dalle norme federali, che è il modello 231. È un decreto legislativo 8 giugno del 2001 ed è pienamente rispettato, quindi la società ha fatto tutto quello che doveva fare, quello è ciò che risulta dai primi atti di verifica interna e di ispezione interna. Poi abbiamo anche verificato quello che risulta dai quotidiani di questa ipotetica combin, e ad oggi non risulta nulla di accertato rispetto a tesserati della Ternana. Peraltro sono tesserati che non sono più attualmente tesserati da oggi. Dall'altro ieri. Della Ternana, l'altro ieri. E quindi questo è il punto importante. Riteniamo e riponiamo la massima fiducia negli organi di giustizia e auspichiamo che non ci sia nulla rispetto a quanto accaduto, quindi la società è abbastanza fiduciosa, non sono stati riscontrati nessun comportamento anomalo nella giornata, perché anche questo è stato verificato, quindi la società farà di tutto, forse è opportuno che anche la giustizia sportiva, ma forse anche gli organi sportivi decidano di fare qualcosa di più, perché le società da sole non sono in grado di combattere fenomeni così rilevanti e così economicamente imponenti, perché qui deriva dal calcio a scommesse, da una serie di elementi che determinano, al di là dell'esigenza che sembra intuirsi dai giornali di voler salvare o non salvare la propria squadra da effetti negativi e quindi da una retrocessione. Qui c'è un fenomeno che è molto più coinvolgente, molto forte economicamente, e occorrerebbe probabilmente un monitoraggio e un supporto anche maggiore da parte degli organi federali preposti, perché le società, se non da sole, non sono in grado di combatterlo. Alessandro Lavredi, Corriere dello Sport. Quanti Lavredi ci sono in sala? Due. Ah, benissimo. Finiamo qui però, eh? Finite qui? Benissimo, allora posso stare tranquillo. Ok. Assessore, vuole rispondere lei? La domanda è sua. La domanda è sua, perché quando noi affermiamo che cerchiamo il supporto anche delle autorità, e perché ovunque nel paese ci sono situazioni più o meno difficili, perché poi ogni comune deve fare i conti con la propria tasca, però è una domanda che noi rigiriamo volentieri all'assessore, sperando che ci dia delle risposte positive. Lo stadio ovviamente è in perfette condizioni e abbiamo da 15 giorni comunque avuto la possibilità di rinnovare la disponibilità per l'anno sportivo 2015-2016. Dovremo nelle prossime settimane... Anche i prossimi minuti, se vuole. Dovremo nelle prossime settimane, diciamo così, formalizzare un ragionamento rispetto alle prospettive di una convenzione che regoli i rapporti tra proprietario e gestore per i prossimi anni. Per adesso l'abbiamo fatta provvisoria per permettere alla società l'iscrizione al campionato, ma insomma anche eventuali opportunità di intervento strutturale credo che sia opportuno discuterne in sede di convenzione della società del comune. Ci stiamo un po' organizzando, assolutamente pronto per ospitare il campionato 2015-2016. Ci sono altri che vogliono fare domande, poi lo torniamo a Livia Torre, non so. Prego. Simone, poi Simone Francioli e Umbrione. Allora, alla base di tutto
pensiero è quello di una società che cammini da sola, tutto ruota intorno a quello. Chiedo, ad oggi la situazione economica della Ternana Calcio, qual è? Si spieghi meglio. Specifico. Si spieghi meglio, in che senso? Lei ha spiegato insomma che vuole una Ternana sana. Sì. Giusto? Ad oggi la Ternana è abbastanza sana. È abbastanza sana o c'è da fare? È abbastanza sana perché negli ultimi 12 anni non è stata posseduta da dei delinquenti ma da un gruppo imprenditoriale che è figlio di un ragioniere. Quindi quando un gruppo è gestito da un ragioniere, le posso garantire che per esperienza i ragionieri stanno attenti a tutto. Detto ciò, non sto dicendo che non sono stati commessi gli errori, per l'amor di Dio, facciamo impresa, se no saremo dei fenomeni e sbagliamo tutti su questa e su altre società, perché l'imprenditore questo fa. Mi pare, mi ha sempre insegnato che se fai 100 cose ne fai 51 bene, la sera quando andrai a dormire tranquillo, non 70, bastano 51, perché è nell'ordine delle idee quello di sbagliare. Detto questo, la società è abbastanza sana, ha un patrimonio giocatori importante, ma questo non lo devo dire io, penso che sia oggettivo come affermazione. Dobbiamo fare un paio di ancora di sistemazioni, ma ci stiamo lavorando, quindi è abbastanza, cioè il percorso che noi vi abbiamo raccontato non inizia oggi, è un percorso su cui comunque già si stava lavorando da un po' di tempo. Io ho fatto un paio di passaggi importanti già ad aprile su questo tipo di strada che doveva essere presa, perché è giusto così, e anche perché mi permetto così. Quando si fa autocritica, secondo me, se la si fa onestamente, è sempre costruttiva. Abbiamo anche imparato dai nostri errori, perché l'anno che abbiamo provato a fare un po' di più per venire a quello che diceva lei, ci siamo accorti che diciamo, le bucce di banana in quel senso sono sempre diventano tante, perché poi a spendere soldi nel calcio ci vuole un attimo. Il problema è che poi non arrivano certi obiettivi, si rischia di farsi male. Quindi è meglio, se bisogna fare un qualche cosa di importante, è meglio arrivarci solidi che non giocarsi la scommessa one shot rosso nero. Noi non siamo tipi da rosso nero, siamo tipi da rosso verde. Ci stava. Comunque, sicuramente non da bianco rosso. Prego, per dare un quadro, la società si è iscritta al campionato, quindi ha sicuramente un equilibrio patrimoniale, perché se no non avrebbe potuto iscriversi al campionato, anche considerando le implementazioni derivanti dal caso Parma da un punto di vista di equilibrio e di conto economico della società. Quindi la società è certamente in equilibrio. Quello che si intende fare per il futuro, per dare il pieno equilibrio, è un'indipendenza quasi assoluta e cercare di fare in modo che questi soldi, che come dicevamo prima corrispondono esattamente al budget di altre squadre che sono andate in Serie A, non per questo ponendo l'obiettivo della Serie no, A come vabbè, questo una certezza, ma solo tanti ingredienti ci che sono, quindi la società se la può giocare in questo senso, nel senso che è una società che con quelle caratteristiche, una volta messa in equilibrio, è una società che, come è capitato al Frosinone, può andare in Serie A, ma il Frosinone poteva fare anche altri 6 campionati di B senza andarci mai in Serie A. Oggi il budget della Serie B sono più o meno simili, quindi le squadre che arrivano terz'ultime probabilmente, ma in alcuni casi hanno avuto budget anche più alti di squadre che sono salite. Combinazioni di fattori territoriali, di fortuna, perché il calcio è anche fortuna, è anche ambientali, di una serie di elementi, cose. La psicologia dei calciatori, dell'allenatore, ci sono mille fattori. Se questi fattori vanno tutti in una direzione positiva, si può anche avere, come dire, l'anno buono, come si dice, l'anno buono può capitare, questo è il punto. Ma il fatto è che la società è una società in equilibrio patrimoniale, si cerca di trovare un pieno equilibrio anche finanziario, ma per far questo bisogna semplicemente limare qualche posizione, cercare di incrementare Ci focalizziamo, però, perché poi conosco i rischi che si corrono. Non ci focalizziamo sull'anno buono, ragazzi, cioè, diciamoci le cose come stanno, perché io oggi voglio parlare in maniera veramente onesta e trasparente, e pretendo la stessa onestà e trasparenza dall'altra parte, perché credo che un rapporto degno di essere chiamato tale parte da questo presupposto basilare e unico. Noi vi stiamo parlando in maniera molto serena e vi stiamo dicendo quelle che sono le caratteristiche del progetto dal punto di vista societario che stiamo portando avanti. Poi dal punto di vista sportivo può succedere di tutto, perché avete visto negli ultimi anni squadre con 7-8 milioni di budget fra rosa e staff retrocedere, e squadre con 3 milioni e mezzo di budget fra rosa e staff andare su.
può succedere di tutto. Noi non dobbiamo guardare adesso la parte sportiva, guardiamo la parte societaria. Facciamo tutto quello che si può fare per valorizzare il settore giovanile, per valorizzare, diciamo, l'ambiente ternano, per valorizzare la piazza, per metterci in condizioni di lavorare bene, per mettere il consiglio nelle condizioni di lavorare. Noi come famiglia saremo presenti. Posti tutti questi ingredienti, poi vediamo che succede. Il calcio, poi, sapete meglio di me, non è una scienza esatta sotto quel profilo. Quindi. Stefano Cinaglia, la Nazione. Stefano? Cinaglia, la Nazione. Buongiorno, anche io chiedo una cosa, in questa lunga esperienza, non la famiglia di Catania Calcio, cioè i rapporti con la piazza, quando dico piazza, intendo tifoseria, intendo istituzioni, intendo varie articolazioni della comunità, e hanno vissuto, diciamo, una potente alternata nella vita delle cose, cioè con dei momenti che hanno anche scontro, momenti più. Diciamo che era una corrente alternata di basso più che di alto. Sì, sì. Ecco, quello che se la nuova, diciamo, amministrazione, questa nuova governance, senza, diciamo, quando un po' del passato, però proprio guardando al futuro, ritiene opportuno rivedere questo tipo di rapporto con la piazza, che a mio modesto parere, ma non so se è condiviso, resta sempre un po', la migliore ipotesi, freddo, cioè non c'è stato ancora una piena, così, una piena comunità di utenti, mi sembra di capire. Poi a periodi no. Quando si vince va sempre tutto bene. Sì, ma non credo. Sì, no, ma lei ha ragione. Allora, senza che ci tuffiamo in 12 anni di passato, se no facciamo notte. Il nostro percorso qui è stato molto complesso. Anche noi abbiamo commesso degli errori, per l'amor di Dio, perché bisogna essere assolutamente onesti in questo. Noi, quando siamo arrivati, abbiamo trovato una situazione molto difficile, glielo posso garantire, ma non lo dico per discolpare le nostre mosse. Io poi ero talmente giovane all'epoca che paradossalmente non avrei neanche delle colpe, ma è veramente così, cioè, c'era una situazione dal punto di vista di conti pesante, diciamo, molto pesante. Erano anche altri tempi, perché 10 anni fa l'Italia era un'altra Italia rispetto a quella di adesso, per l'amor di Dio, però c'era una situazione di conti abbastanza pesanti, quindi noi abbiamo dovuto necessariamente, per la sopravvivenza dell'azienda, avere un approccio molto molto duro. Quando uno vuole abbattere i costi diventa antipatico, diciamoci le cose come stanno, perché si tolgono privilegi, si tolgono rappresentanze, si tolgono tutta una serie di benefici e di benefit che fanno comodo a tanta gente, e questo ci ha da subito creato una sorta di inimicizia sotto tanti profili, senza che entriamo nel particolare, perché tanto stiamo parlando di cose che sono prescritte, quindi ormai. Dopodiché La dirigenza che all'epoca avevamo messo a fare questo percorso, che era l'unico percorso che avrebbe potuto garantire la sopravvivenza alla società, ovviamente si è creata diciamo una certa inimicizia sotto il profilo locale, sotto il profilo istituzionale, sotto tanti profili, e questo ha fatto sì che, nonostante, diciamo, gli sforzi da noi profusi, non si siano ottenuti migliori risultati in proporzione a quelli che erano gli sforzi che noi abbiamo profuso, perché, come dicevamo prima, non tutti gli ingredienti andavano, diciamo, verso la stessa direzione. Adesso sono una metafora un po' a cazzo, scusatemi, però detto questo, abbiamo deciso quindi di provare a fare, diciamo, a metà di questo percorso un cambio completo di rotta, sacrificando la vecchia dirigenza, verso la quale dobbiamo scusarci, perché comunque aveva fatto un lavoro dal punto di vista di pulizia meraviglioso, e provando a mettere delle persone che fossero nuove rispetto a quelle che, diciamo, erano le espressioni del gruppo, per provare a vedere se attraverso persone, diciamo, terze si potesse ricostituire questo tipo di vicinanza con il pubblico, la piazza, le istituzioni e quant'altro. Abbiamo sbagliato anche qui a farlo, perché la persona che all'epoca fu messa qui non è che si sia proprio comportata benissimo quel periodo in cui è stato presidente, e tant'è che noi in 12 anni, io sono sempre contento di dire che non abbiamo mai preso un punto di penalizzazione, un'inibizione, niente del genere. Il primo anno che noi abbiamo deciso di fare un percorso diverso, si è presa la penalizzazione, si è presa l'inibizione e si è fatta una retrocessione. Non facciamo nomi perché non mi va, avete capito tutto a chi mi riferisco. Quindi siamo accorti che forse stava meglio prima, quindi abbiamo. Era il caso di fare marcia indietro. Comunque c'è stata poi un'esperienza di una persona che non è una persona del nostro gruppo, che ha amministrato per 3 anni con dei risultati sportivi anche, diciamo,
non indifferenti, perché io facevo sempre la battuta dopo il primo anno che se si ritirava, si ritirava con due promozioni in un anno, che era un record abbastanza invidiabile. Poi abbiamo gestito la B, secondo me molto bene il primo anno, il secondo anno ci siamo montati la testa e abbiamo fatto gli investimenti sbagliati, o comunque abbiamo fatto gli investimenti che non abbiamo supportato bene, perché l'investimento va pensato molto prima di farlo, e va gestito una volta fatto, e non va fatto di getto, di pancia, ma va fatto di testa. Quindi memori di questa esperienza, quando poi vedi i conti che ti fanno paura, ti rendi conto che forse è il caso di pensarci un po' di più e di essere un pochino più attenti nel fare certe cose e di costruire dal basso, come stiamo cercando di fare adesso. Per rispondere alla sua domanda, così ho fatto un piccolo excursus di quello che è accaduto negli ultimi 12 anni in 30 secondi, per rispondere alla sua domanda, sicuramente cercheremo, ove possibile, e se dall'altra parte troveremo la volontà stessa come la nostra, di costruire una collaborazione proficua, punto primo, con le istituzioni, e non credo che ci siano problemi a riguardo, perché questo tipo di istituzione negli ultimi anni ci è stata vicino. Poi si può sempre fare di più, però poi questo lo parliamo dopo. E con la piazza. Secondo me il vero punto focale del nostro rapporto, a partire dal nostro, intendo nostro, cioè di quelli che oggi stanno qui a metterci la faccia, e la piazza, è la lealtà. Mi spiego, cioè dobbiamo essere intellettualmente onesti e capire quello che vogliamo, perché secondo me i nostri obiettivi che oggi vi abbiamo spiegato dovrebbero far contenti tutti quelli che vogliono il bene della Ternana, perché noi stiamo parlando di mettere la Ternana nelle condizioni di essere inattaccabile, di essere una fortezza, di essere una società che va avanti da sola. Quindi se domani Edoardo Ungarini si stufa, piuttosto che o arriva un nuovo presidente o arriva un nuovo socio, domani ipotetico sto dicendo, la società è solida, ferma e riesce ad andare avanti. Questa deve essere la filosofia che la piazza deve capire e deve, spero, mi auguro, condividere, perché anche per il bene della piazza. Altrimenti magari si fa l'anno da leoni e l'anno, e non finisco la frase, che l'avete capito tutti. Questo lo dovete, cioè io dove voglio andare ce l'ho molto chiaro e ce l'abbiamo tutti molto chiaro. Bisogna vedere se questa è un'esperienza che si vuole condividere. Da parte nostra, come le abbiamo detto prima, rispetto a una domanda che ha fatto la signora, non ci sono preclusioni nei confronti di niente e di nessuno, perché rispondiamo pure, non c'è problema. Fatto, abbiamo ancora tempo, quindi non ci sono preclusioni nei confronti di nessuno, perché le preclusioni concettuali sono da ignoranti e da stupidi, nessuno di noi si reputa ignorante e stupido. Bisogna capire dove si vuole andare. Se io e lei dobbiamo andare giù un appuntamento e ci piace lo stesso posto, ovviamente andiamo d'accordo. Se lei vuole andare da una parte e voglio andare da un'altra, troveremo una mediazione intesa. Si figuri, grazie a lei. Ancora un'altra domanda, sì, grazie. Rispetto al direttore sportivo, all'attuale direttore sportivo, che lei prima, dottore, ha detto ha un altro anno di contratto, lo valuteremo in suo operato, se le sue idee colliveranno con le nostre, proseguiremo. Questo significa che Vittorio Conserra sarà direttore sportivo ad Ternana anche per la prossima stagione, o che è verosimile magari, tra virgolette, un suo affiancamento o un'altra figura? Mio papà mi ha insegnato quando avevo 5 anni che i contratti si rispettano, quindi Vittorio Conserra ha ancora un anno di contratto. Vado avanti? Va bene così? Sarebbero simili l'ipotesi che magari possa esserci un'altra figura in società. Ha ancora un anno di contratto, ci siamo noi in società. Siamo tanti, eh? Vi ho detto che oggi parliamo del consiglio. Posso? Questa è soprattutto una curiosità. Mi aiuti un attimo, lei è la rete massimo, giusto? Ok. La rete grande, benissimo. Segno. Lei ha detto che aveva fatto già degli interventi nel corso dell'anno. Io, parlando con il vecchio amministratore, l'ex amministratore, spesso sentivo dire che sarebbe stato necessario una nostra maggiore presenza. Una vostra maggiore presenza. Aveva ragione. Questa operazione era già nell'idea della famiglia Longarini o è venuta fuori per necessità? Ascolta, c'è stata l'accelerazione. Le do una mezza risposta, le sta bene? Come?
secondo lei una persona come l'avvocato Masoni, che poi vi inviterei al di là del suo percorso sportivo a andarvi a vedere il percorso professionale, si convince di fare il presidente della Ternana in 10 giorni o è un percorso che parte più da lontano? Spero proprio che no. Benissimo. O siete tanto amici che poi poteva dire di no? Okay. Avete scritto che siamo tanto amici e che seguo 17 delle nostre società. Non so se l'ha scritto lei o chi altro, perché poi non guardo le fonti, guardo i contenuti. Però è un. Vi risulta così. 17? Porta pure male. Me ne è sfuggita qualcuno. Se mi dice quali sono, così ci comincio a lavorare. Può essere che scopri di essere proprietario anche di altri. No, magari non lo sapevo di essere proprietario. Magari sono buono, oddio, sto periodo meno se ne hanno meglio è, però magari posso chiedere una cosa a Stefano Domenici, che conoscevo da prima. Infatti lo avete lasciato in tonso oggi. Oggi sono tranquillissimo. Oggi è una festa rispetto al passato. Ho portato 2 pezzi da 90, fate domande a me. Rispetto al passato è una festa. Però lei ha firmato la prima convenzione con la Ternana e il Comune. Sì. E quello è stato un passo importante. Beh, la prima, un rinnovo. Il rinnovo, diciamo. Però ha vissuto un periodo difficile. Difficile, allora, sì. Allora in questi casi uno si chiede, ma chi te lo fa fatto fare? No, non è chi te lo fa fare o chi non. Se una persona fa parte di un gruppo e la proprietà ti chiede di collaborare in un certo progetto, è chiaro che in un certo senso non si può dire di no, un po' per la fiducia che ti concede, un po' per l'opportunità comunque che ti dà di lavorare nel mondo del calcio. Ho accettato con grande entusiasmo, come l'ho fatto 5 anni fa, non ci sono problemi per me. Seguo questa società come ne seguo altre, spero nel miglior modo possibile. Le difficoltà 17, no, ma non so 17, non so come, non so chi l'ha scritto, perché 17, poi me lo spiego. No, le difficoltà non mi spaventano, meglio no, che non lo dico, perché sennò le difficoltà del passato hanno rafforzato il legame, diciamo. Ah, questo. Sicuramente. Chi c'è? Buona Livia. Sì, una domanda a cui parzialmente sono risposto, ma solo parzialmente, perché una contestazione che veniva fatta diciamo dalla precedente gestione è che ci fosse una mancanza di presenza della società. Vero. La Simone Longarini ha detto giustamente poco fa, avevate ragione in qualche Vero. Maniera. Glielo confermo. Glielo confermo. Dal punto di vista della famiglia Longarini, io volevo sapere che tipo di presidente sarà invece Masoni, cioè se sarà un presidente molto presente, visto che è abbastanza impegnato, diciamo, anche dal punto di vista lavorativo per la sua attività prevalente. 17 sono le nostre, però non lavora in esclusiva con noi. No, sarà un presidente presente, anzi sono... Devo dire la verità, già presentissimo, nel senso che non è la mia presenza a Terni che denota l'intervento o non l'intervento della società. Questa è una società che già ha avuto. Serve, ci sarò. Però è evidente che la gestione di una società, proprio perché è collegiale e non è affidata esclusivamente ad un amministratore delegato, che per quanto bravissimo su una serie di posizioni ha bisogno, come tutti quanti noi, è meglio vedere le cose in 3 o forse anche in più di 3 piuttosto che da soli, quindi su alcune situazioni più spinose ci si confronta costantemente, quindi il contatto sulle questioni della Ternana è molto più che quotidiano, per cui ci sentiamo ripetutamente nella giornata e a volte ci vediamo proprio per garantire il massimo sostegno anche di idee, nel senso che le mie idee diciamo, di attività gestionale del passato possono essere chiaramente rimodulate rispetto ad una piazza che è diversa, possono essere utili a ragionare insieme e a portare quel minimo di, come dire, di contributo, di esperienza anche diciamo, con una visione diversa rispetto a quello che da solo uno riuscirebbe ad avere, quindi il mio impegno è costante. Posso fare una mozione d'ordine? Sì. È acclamata la tua presenza fuori in maniera importante, per cui se ci lasci 5 minuti ti accompagno a dire 2 parole, altrimenti non ci liberiamo. Scusate, una certa... ve lo riporto subito. Spero sano. Sì. Certo, tipo, sì, ci sono, che volevano conoscere, è giusto che esca. No, direi. Chi tocca? Alessandro Madolini, prego. Alessandro, buongiorno. Una domanda al
No, io non sono il padrone, questo è, guardi, le assicuro che non, ho, non me la posso permettere la terra caccia. Okay. Quindi. Lei prima ha parlato della situazione, insomma, di situazione Gatti, no? Con la programmazione, quindi praticamente con la valorizzazione di alcuni giovani che loro hanno il loro settore giovanile, quindi i conti a posto, sono riusciti, insomma, ad andare nell'Olimpo del. Io parlo di Frosinone in realtà, Gatti ha i conti un po' diversi. Però diciamo un po' di incongruenza da un punto di vista della casa Ternana, perché la Ternana è l'unica squadra in Serie B che ancora non ha ancora allenatore. Ha ragione. E ha 11 giocatori sotto contratto. Un po' di più. Sì, riguardo di prima squadra, come no. Un po' di più. E quindi come. Cioè, la domanda è questa. Ma 11 non sono pochi per partire per il ritiro, però. Però non cambia Serie B, 11 giocatori forse. Ma non, cioè, non, sicuramente al 30 agosto non avremo 11 giocatori rossi. Esatto, però le squadre non male si costruiscono prima. Cioè, bisogna capire, mi permetta una cosa, ascolti. Su quello che diciamo possiamo chiamare ritardo sull'allenatore, in parte posso darle ragione. Mi permetto onestamente di osservare e di farvi ragionare su quello che è accaduto alla società Ternana Calcio negli ultimi 20 giorni, che diciamo non è proprio ordinario, nel senso noi cerchiamo di avere una procedura per tutto, poi una procedura per un amministratore unico e domiciliari, ecco, non l'avevamo considerata onestamente, per fortuna vuol dire che non abbiamo, diciamo, non siamo soliti ricevere questo tipo di situazioni. Poi c'è stato il caos Catania, quindi mi permetto di richiamare le attenuanti generiche per la nostra condotta per quello che è accaduto negli ultimi 20 giorni. Detto ciò, passiamo alla costruzione della squadra. Io non sono d'accordo con lei, ma glielo dico con molta onestà, per l'amor di Dio, magari ha ragione lei, anzi sicuramente è più capace lei di calcio che il sottoscritto, ne capisce di più sicuramente del sottoscritto. 11 giocatori che partono in ritiro, che poi non sono 11, saranno diversi di più, sono una base di una rosa. È chiaro che poi vanno messi dei puntelli. Questi puntelli metterli oggi sarebbe da scemi, le spiego perché, perché non sappiamo chi è l'allenatore, quindi che facciamo, mettiamo puntelli senza allenatore? Saremo sciocchi, no? Altro discorso, io le ho parlato di autofinanziamento, ok? Allora, se lei vuole comprare o ingaggiare o fare qualunque tipo di operazione di mercato e la fa oggi, ha un costo, la fa domani ne ha un altro, la fa sotto chiusura ne ha un altro ancora. La inviterei, visto che ha parlato di incongruenze, a ragionare sul Vicenza dello scorso anno, che è stato ripescato l'ultima giornata, ha fatto una rosa per la B l'ultima giornata ed è arrivato terzo, datemi. Quindi gli ingredienti, come dicevo prima, e questo lo dobbiamo capire tutti e dobbiamo essere onesti intellettualmente tutti, non sono solo quanto è bravo l'allenatore, quanto è brava la rosa, o se la squadra va a ritiro con 20 persone o se ne va a ritiro con 14 compresi, o 17 compresi gli under, ma come si gestiscono la presenza della proprietà, ir e mare tutti nella stessa direzione, il non avere distrazioni, il tutelare i propri investimenti, lo star vicino dei ragazzi che magari hanno bisogno di più presenza vicino perché altrimenti si perdono, soprattutto se sono stranieri, tutta una serie di cose. Per cui potevamo andare a ritiro con più giocatori? Sicuramente sì. Potevamo andare a ritiro con un allenatore che magari non era stato nominato 2 giorni prima, ma una settimana prima? Sicuramente sì. Ci sentiamo di correre questo rischio. Tra virgolette le squadre, perché diciamo sono 2 anni, che non è il caso Catania, che è quando era successo in questa. Però non parliamo dei 2 anni degli anni precedenti, io le chiederei la correttezza, sì, di partire da oggi, se no dobbiamo parlare dei comandini di 10 anni. È successo anche la scorsa stagione, sì. La stessa cosa, cioè nel senso che i giocatori in ritiro erano più o meno gli stessi, cioè c'è stata la costruzione della squadra in corso, quindi cercare sempre di smantellare una squadra invece che portare diciamo un po' su un'ossatura di una rosa nell'arco degli anni, come è successo ovviamente a Frosinone, è successo a Gatti, potrebbe portare diciamo sicuramente si lavorerà per questo, però questo è l'anno, sotto questo punto di vista mi permetto di dire, visto che oggi ho presentato le persone nuove, speriamo che più forti di tutti noi ce lo riportino intero, e questo, per questo tipo di programmi che oggi vi abbiamo raccontato è una data zero. Io mi permetto di dire, magari se all'estate prossima ci troviamo nella stessa condizione, io adesso mi segno il suo nome, se lei mi fa la stessa domanda io non saprò cosa risponderle. Oggi dateci il tempo, cioè dateci un po' di fiducia e dateci il tempo, perché vi rendete conto quello che è stato, cioè io ho letto tante volte senza fare nomi, no? Dice, ah, quanto ci mette questa società a dare un comunicato al nuovo presidente, con un amministratore unico gli arresti domiciliari solo per fare uscire la lettera di dimissioni da casa sua, 12 giorni la richiesta del pubblico ministero, non è
una situazione ordinaria da gestire, non poterci parlare, non poter avere contatto, non sapere come, cioè, mi permetto, poi non è che vi voglio insegnare il vostro mestiere, per l'amor di Dio, è stata una situazione molto complessa da gestire. Non abbiamo parlato perché la loro famiglia non parla. E che dicevamo? Non sapevamo di, cioè, non sapevamo di che cosa stavamo parlando. Che cosa potevamo dire di una situazione di cui non si poteva essere al corrente perché con la persona in questione non si poteva parlare? E magari poteva stare a domiciliare 6 mesi come un giorno, il giorno dopo uscire. Io in questo, quando parlo di onestà intellettuale, di trasparenza con voi, a questo mi riferisco. Cioè, non attacchiamo a prescindere, perché non è che noi siamo scemi. Con tutti i soldi che ci mettiamo, non è che vogliamo prenderli e buttarli, perché ci sono tanti altri modi di buttare i soldi, vi posso garantire, molto più profittevoli, soprattutto per le generazioni longherine a venire. Se facciamo le cose, di solito c'è un motivo. Quindi, in una situazione del genere, anche dal punto di vista proprio di procedure in corso nei confronti dell'organo amministrativo della società, forse era il caso di non parlare, perché più si parlava, più si rischiava di incazzare. Scusate la franchezza. Luca Giovannetti, Corriere Lunga. Lei ha detto più volte in questa conferenza stampa, ha ribadito un concetto che, insomma, ci sembrava già abbastanza intuibile, che la sua presenza qui oggi testimonia la volontà forte della famiglia Longarini di dare continuità alla propria esperienza, diciamo, in sella al club che desidera da 12 anni. La domanda è: perché in quest'ottica, che in qualche modo rassicura, no, l'ambiente, perché è garanzia di continuità, lei ha scelto, lei, suo fratello Francesco, di non essere membro del CDA, posto che, completo la domanda, prego, questa non è una condizione ineludibile, perché proprio 2 giorni fa i 2 figli del patron dello Spezia, cioè Volpi, sono usciti. CDA, che è stato ricomposto e non prevede la presenza di, né del patron né dei suoi figli. Non è una condizione ineludibile, però ecco, la mia è una semplice curiosità. Ti faccio un'altra domanda del tutto differente e brevissima. Aspetti, però, allora me ne segno, insomma, mi perdo. La seconda? La seconda è, nell'ambito di un tentativo di, come dire, di ricomposizione del rapporto, perché mi sembra che con le istituzioni sia tutto assolutamente funzionale e funzionante. Glielo dico fra qualche ora. con la piazza, la proprietà ha in mente di varare, ad esempio, una politica relativa ai costi degli abbonamenti popolare? Ma traduco la domanda. A volte nell'immaginario collettivo un gesto simbolico, che ne so, 10 euro di sconto, viene interpretato come una mano tesa per un territorio economicamente depresso come quello Ternana. Tra l'altro, questa città storicamente non è mai stata inclina a sottoscrivere abbonamenti, potrebbe essere, come dire, un segnale positivo. Mi permetti, però, un ciocco? Assolutamente. Allora, per quanto riguarda la sua domanda sul consiglio, io in parte posso condividere quello che lei dice, cioè foste magari stati presenti tutti quanti sarebbe stato anche un segnale forte e tutto, però io le garantisco che di Longarini ce ne sono 5 in giro per il mondo che fanno, che capo alla mia famiglia, abbiamo messo quello più importante di tutti in consiglio. Adesso, più di questo, sinceramente, io capisco, avrei capito la sua domanda se ci fosse stato solo uno magari dei miei fratelli, ma, cioè, Edoardo Longarini, più importante di lui non c'è nessuno, e le posso garantire che è ancora completamente tonico, lucido e combattivo, come molti di voi hanno avuto modo di vederlo. Per cui, se in 12 anni si è per la prima volta messo a disposizione nel fare una cosa che fino ad oggi non aveva mai fatto, è proprio perché abbiamo ritenuto in sede di composizione del consiglio che più di lui chi altro. Quindi credo che questo sia ancora meglio come presenza, la presenza di qualunque altro Longarini, posto che il quinto non ci può essere perché è troppo piccolo per essere. Per quanto concerne la piazza, la sua è una domanda molto difficile, nel senso, io condivido perfettamente con lei e cercheremo di tenere a mente questo suggerimento, che tante volte basta un gesto simbolico per dimostrare una buona volontà. Credo che già in quest'ora e mezzo che abbiamo passato insieme alcuni di voi, o almeno spero che alcuni di voi si siano fatti un'idea di come poi avremo intenzione di proseguire questo cammino e questo percorso assieme, con trasparenza, con eleganza, con semplicità, senza schermarci dietro chissà che cosa.
sinceramente fra il rapporto con la stampa, il rapporto con l'istituzione, il rapporto con la piazza, forse il più complesso è il terzo, per mille ragioni, perché forse magari sono meno inclini a dimenticare tante cose del passato, piuttosto che sono forse rispetto agli altri, ai primi due che ho nomenclato, i più attaccati al risultato sportivo. Io prima ho parlato molto chiaro, secondo me tutto parte dalla volontà, se c'è o meno, di allinearsi a quello che è il nostro. Quindi noi abbiamo parlato di azienda oggi, non abbiamo parlato di calcio, per questo non rispondo alle sue molteplici domande e pressioni, signora, sull'aspetto sportivo. Io oggi volevo parlare di azienda, io sono un uomo d'azienda, non sono un uomo di calcio, non sono neanche capace a giocare a calcio, quindi lavoriamo sull'azienda, perché poi il risultato sportivo, il mio modestissimo parere, ne è ha un nesso conseguenziale anche con quella che è la gestione dell'azienda. È chiaro che se non si capisce questo e uno guarda solo il risultato sportivo, è più complicato avere un rapporto, perché magari tante cose non si capiscono. Noi lo scorso anno vendemmo un calciatore che aveva fatto molto bene e ci fu una sommossa popolare qui a Terni. Io comprendo, perché sono tifoso anch'io e sono stato tifoso anch'io, e anche io ero triste quando magari la mia squadra magari cedeva qualche pezzo, però oggi sto dall'altra parte e vi posso garantire che anche la parte tifosa di me capisce che delle volte delle aziende, delle scelte che possono sembrare impopolari sono però fatte nell'interesse e nella tutela della continuità aziendale. Allora io mi devo chiedere, preferisco arrivare invece che magari dodicesimo, ottavo, nono, settimo, ma con il rischio che magari la società da un momento all'altro, no, traballi, o avere una società che comunque è solida, va avanti negli anni e poi vediamo che succede? Questa secondo me è la domanda a cui bisogna dare la risposta. Io l'ho già data e vi ho detto dove, che cosa penso. Lavorerei da voi, lavorerei dalle istituzioni, lavorerei dalla piazza. Dove vogliamo andare? Io voglio andare che la Ternana abbia delle basi estremamente solide dal punto di vista bancario, non a debiti, dal punto di vista diciamo patrimoniale, e dal punto di vista della gestione dei conti d'ordine, come si chiamano. Poi quello che sarà il risultato sportivo, speriamo il massimo. Io guardi, vi assicuro, noi ci auspichiamo lo stesso che vi auspicate voi, cioè noi non è che vogliamo andare. Posso dire una cosa, però credo che l'avvocato Masoni di tutti i suoi predecessori sia l'unico che abbia delle competenze specifiche nel settore calcio, perché è stato già impegnato nella Lazio, come abbiamo già detto. E quello che lei dice è giustissimo, no? Rispetto alla quadratura dei conti, però molto spesso fare in modo che in una società di calcio ci siano persone anche con delle competenze specifiche forti fa quadrare dei conti anche. Posso farle una battuta, guardi, off the records? Io ritengo che di tutta la, diciamo, le cose da fare in una società di calcio, la parte sportiva sia quella paradossalmente meno difficile. Mi spiego, aspetti, non si arrabbi, faccio finire. Diciamo che se non è fatta bene la parte aziendale, la parte sportiva conta e non conta. Quindi l'obiettivo deve essere che la parte aziendale, diciamo, la cura della solidità dell'azienda venga fatta bene, che poi la parte sportiva possa avere più forza, possa programmare, come diceva il collega, possa, diciamo, non dover ogni anno fare magari troppi cambiamenti o troppi compromessi o troppi salti mortali. Quindi noi non stiamo oggi qui a raccontare una storia, già stai raccontando che Cristo è morto di freddo, noi stiamo raccontando una storia dove basta guardare la Serie B della passata stagione, ci sono già 5-6 società che stanno lavorando su obiettivi di autofinanziamento, con piazze che sono più o meno, numericamente parlando, non qualitativamente parlando, numericamente parlando, simili a quella di Terni, che io abito più vicino, Roma è più vicina a Frosinone, che io posso garantire che Frosinone non ha nulla, cioè Terni non ha nulla da invidiare alla piazza di Frosinone, tutt'altro, cioè... Guardi, l'errore sull'investimento sportivo, io faccio investimenti di tante nature, è un errore che è sempre dietro l'angolo, perché lo hanno fatto club molto più importanti e molto più forti di noi, che magari hanno comprato dei giocatori a milioni e non hanno valorizzato niente, o hanno comprato giocatori a noccioline. Quello purtroppo è un rischio che si corre sempre.
ci si può in parte tutelare, ma rimane comunque, diciamo, è il vero rischio di impresa di un'attività di calcio, mi permette di dire. Quindi se si riuscisse a trovare un sistema per bypassarlo, saremmo tutti bravissimi e miliardari, tutte le zone di calcio non sarebbero miliardari. C'è un rischio in questo senso. È chiaro che se si dà all'investimento sportivo un'importanza focale sulla composizione della rosa, si massimizza il rischio. Se magari la rosa è composta anche da qualcosa che si è creato dentro casa, o qualcosa che, come diceva il collega, magari è lì come caposaldo da tanti anni, e magari l'investimento sportivo incide fino a una certa misura, si abbassa questo rischio. Chi c'è? Ancora Luca, domanda? Domanda soltanto, ancora finiamo per capire quanto abbiamo ancora? 10 minuti. 10 minuti, va bene. Luca, tu? Ecco, mi scusi. Assolutamente. Devo imparare i vostri nomi un attimo, abbiate pazienza. Siete tanti, io sono uno. Sempre parlando di azienda, io le propongo un dato oggettivo, positivo. Il secondo, lo voglio ben sottolineare, sul secondo no, nessuno di noi ha delle certezze, quindi lo propongo, glielo propongo come una sorta di quadro congetturale. Prego. Senza avere alcuna conoscenza specifica della questione. Allora, il dato oggettivo è che la famiglia Longarini ha sempre onorato perfettamente le scadenze, i pagamenti federali, eccetera, e non ha mai subito punti di penalizzazione. Salvo quell'esperienza. Quelle infauste esperienze in cui però la società era, tra virgolette, in affitto, adesso non so usare il termine. Beh, no, teoricamente, vabbè, dai, non entriamo, che sennò poi. Vabbè, comunque. Poi c'è l'avvocato che si arrabbia. Però certe competenze non erano della famiglia Longarini. Assolutamente. Per il resto è stato impeccabile. E questo è un dato di fatto. Passiamo all'altra parte. Il dato spiacevole, ma ripeto, io non ho pezzi d'appoggio, quindi glielo propongo in maniera concettuale. Da un anno e mezzo a Terni esiste un tantam diffuso, molto sgradevole per l'immagine della società. Ripeto, io però non lo posso verificare, non ho nessun Se sano e salvo? Scusi Luca, abbia pazienza. Assolutamente. Secondo il quale, uso il condizionale però, dottor Longarini, la società, ma io immagino che di questo la proprietà non fosse a conoscenza, avrebbe un condizionale maturato debiti sparsi verso fornitori, verso terzi. Io le chiedo, ripetendo che ho usato il condizionale, se questo vi risulta, potrebbe anche essere completamente falso. Se fosse vero, se pensate di poter meglio, perché qualche collega suo, adesso non ricordo il nome, poche domande fa mi ha chiesto se questo percorso di pulizia dei conti, di autofinanziamento, fosse a zero, fosse a buon punto, fosse già arrivato. Io ho risposto abbastanza verso l'arco. In quell'abbastanza, diciamo, la distanza fra quell'abbastanza e l'idea che noi abbiamo in testa sta proprio in queste piccole cose. Grazie. Posso chiedervi una cortesia? Prego, finite la sessione. C'è Augusto Austeri? Prego. Augusto. Augusto, buongiorno. Buongiorno. Sarebbe piaciuto porre una domanda a livello aziendale, è stato chiarissimo. Una curiosità. Lei in effetti è stato vicino alla squadra, perché c'è stato un nuovo scambio, questa cosa. È un caso. E poi si è allontanato, fermo restando l'ottimo lavoro. Ho perso una scommessa, lo sa, con questa sua domanda. No, ma la curiosità, ripeto, è un caso che si sia allontanato, ha seguito di meno, o quasi per niente, direttamente al momento del sogno di Toscano. No, è una conseguenza temporale che non ha assolutamente nesso con l'allontanamento di Domenico. No, perché stavo essere poi il fatto che lei torni sulla scena e si riparli di Domenico. E questo non faccio io il giornalista, siete voi che scrivete queste cose. Ma non è reale questa cosa? Ma penso che Domenico abbia rilasciato delle dichiarazioni abbastanza chiare a riguardo, no? Quindi non, più che lui che è il diretto interessato, non credo che ci sia nessun altro che possa parlare, no? Le dichiarazioni virgolettate, a meno che qualcuno non le abbia riportate sbagliate, le virgolettate sono le sue. L'ha fatto lei? E che cosa le ha detto? Assolutamente, ha detto che gli è stata chiesta la disponibilità 20 giorni fa e da chi? Poi non ha sentito più nessuno. Ah, ecco. Mi fa piacere, io ho letto un'altra dichiarazione, allora non la sua, ovvero che non c'era proprio niente. Comunque, non parliamo oggi di parte sportiva, dai, fatemi questo. No, ma lei ha fatto benissimo. Guardi, le dico, noi siamo stati. No, io sono stato vicino quel periodo per delle ragioni, ma non vicino non è essere qui oggi a parlare con voi. Perché venirsi a vedere partita è una cosa, partecipare alla gestione dell'azienda è un'altra. Quindi non
era un altro discorso. Volevo approfittare, se posso abusare della vostra pazienza, per chiedervi solo una cortesia a titolo personale. Il presidente Masoni è il volto di questa società, per cui tutto ciò che è foto, video che lo riguardano sono ben accette. Io personalmente ho una certa reticenza ad essere fotografato e ripreso per ragioni personali, per cui vi chiederei di non farlo, chi lo ha fatto, di tenersene in casa. È una mia cortesia personale che credo che vi costi veramente poco temperare, per cui se possibile mi piacerebbe mantenere il mio volto anonimo il più a lungo possibile, quindi conto sulla vostra leale collaborazione per questo. Chi altro c'è, Lorenzo? Volevo chiarire il virgolettato, perché altrimenti c'è... No, ma lei ha scritto cose che Domenico sicuramente le ha detto, perché no, la persona... No, lui non mi ha detto, mi ha detto intanto, vi siete messaggiati i complimenti. I complimenti quando è stato promosso con noi? Beh, ha fatto un miracolo. E lui, con gli punti di penalizzazione... Riguardo alla disponibilità di Massima, sua disponibilità di Massima, lui non è... Mi ha detto che era chiesto la ah, ok. Mi è stato chiesto, diciamo così, un plurale, ma gli è stato. Anche lo che vogliamo, perché non è che non abbiamo niente da nascondere. Anche da soli. No, no. Grazie, tutto bene. Beh, non so, ci sono altre domande. Il presidente deve raccontarci un po' l'incontro con il tifoso. Glielo stavo chiedendo, quindi mi ha anticipato. Lei mi anticipa sempre le domande. I tifosi vogliono e chiedono giustamente una serie di chiarimenti sul progetto sportivo, che giustamente hanno difficoltà a comprendere che si è da poco insediato un nuovo consiglio che aveva delle priorità, e quindi chiedono già il nome dell'allenatore, chiedono, come voi, hanno mal interpretato probabilmente qualcosa che è già uscita da questa conferenza stampa, che il 12 forse potrebbe anche non esserci il nome di un allenatore, mentre per noi è, diciamo, riteniamo che nell'ordinarietà delle cose dovremmo arrivarci per il 12, e quindi questo è il principio. Quindi, poi evidentemente, come qualcuno di voi ha raccontato, lamentavano un po' di lontananza, però diciamo la lontananza penso che sia sopperita, e che ci si debba dare, da come voi riportate quello che vi abbiamo detto, perché che credo che siamo stati molto chiari su questo aspetto, ci si debba dare anche il tempo per valutare l'operato di, come dire, di questo consiglio. E poi il socio resta il socio, ma sostanzialmente il consiglio, in questo caso il socio, ci mette anche la faccia. Questo dovrebbe essere una dimostrazione di lealtà e trasparenza, perché da questo momento in poi il socio è nel consiglio di amministrazione. Se lo fa è perché ha intenzione di gestire al meglio, quindi come era l'obiettivo mio, di tutti i componenti del consiglio di amministrazione, di tutta la famiglia, avere una gestione chiara, trasparente, e nell'obiettivo di portare ad un valore aggiunto per la città. Questa società deve essere un valore aggiunto per la società, ma non può essere un valore aggiunto una società che spende senza lasciar traccia di sé nella società in cui opera. Quindi questo è il concetto, avere una società in equilibrio a Terni, e che possa continuare a vivere a Terni, e non, come ho sentito dire qualcuno un po' più animoso, era meglio che falliva. No, questo non deve accadere, perché il progetto sportivo è un progetto che è per la città. I risultati sportivi sono qualcosa che appagano le esigenze del tifoso, ma in realtà a volte non bisogna perseguire il risultato sportivo a costo di tutto. Costo di tutto significa distruggere, perché ora immagino che a Parma non siano così felici del risultato che hanno ottenuto, e per, come dire, per inseguire probabilmente qualcosa di più grande di quello che potevano permettersi. Quindi bisogna essere coscienti e coerenti con l'ambiente in cui ci si muove, ma soprattutto cercare di lavorare con la città, per la città. Questo è l'obiettivo. Che poi si faccia un buon campionato di B, un campionato medio di B, quelle sono le variabili del calcio, ma in realtà si lavora per un buon progetto per la città, e quindi anche per i tifosi. I tifosi devono avere anche la possibilità che i loro figli vadano tranquillamente allo stadio e possono anche andare a giocare nelle giovanili della Ternana. Questo è l'obiettivo, e possibilmente un giorno anche arrivare a calcare qualche campo di calcio delle serie professionistiche. Quindi io direi che questo è l'obiettivo vero, e quello che ci siamo posti è di avere, come dire, di lavorare con serietà e con dignità, e di dare un progetto vero alla città. Però il nome dell'allenatore è il progetto.
Ma il nome dell'allenatore è frutto di una serie di valutazioni. Lei sarà la prima ad essere informata, perché a questo punto ne è diventata una questione proprio viscerale la sua, per cui Lorenzo segnati, perché ma un nominativo da suggerire. La prego, abbia pazienza, le ho chiesto una cortesia in principio di questa conferenza. Parliamo oggi di azienda, la parte sportiva sarà mia cura, con la stessa onestà con cui oggi sto qui a parlare con voi, parlarne in una sede successiva. Ma perché è inutile fare nomi o annunci di nomi che poi peraltro poi non si concretizzano, che poi magari non aiutano neanche né loro né noi, ma anche per il soggetto che dovrebbe diventare allenatore mettere, diciamo, l'ipotetico suo nome non ha senso e non è corretto. Quindi poi capisco che è difficile, ma insomma c'è anche la privacy, quindi sono mille cose da tutelare. Prego. Un'ultima cosa per quanto mi riguarda, il presidente con la sciarpa, ho parlato con i tifosi, e condivido quello che hanno detto già i colleghi, sia Stefano Cinaglia che Luca Giovannetti, che c'è da recuperare questo rapporto con la città, con i tifosi, eccetera. Credo che sia uno dei presupposti sui progetti su quali lavorerete. Credo che una cosa importante, lui ha parlato degli abbonamenti, ha suggerito, io provo a dare un altro suggerimento, di restituire quello che fino a qualche anno fa era un'istituzione per terre sportive, che era molto accettata dai tifosi con grande motivazione, la presentazione della squadra non solo in consiglio comunale e quindi alle istituzioni, ma anche alla città intera. Perché l'ultima manifestazione c'è stata, 10.000, 11.000, beh, quella, non quella, non parliamo quella del Fiamma, assolutamente, io passo, quella non era una presentazione, non parlo, era una guerra, però l'ultima presentazione c'è stata in Piazza della Repubblica, forse è stata qualche cosa di straordinario, no? Che 10.000, guarda, Piazza della Repubblica, ricordo in Piazza della Repubblica. 10-11 mila persone, insomma, è qualcosa di importante. Noi vorremmo, tifosi, vedo che lo chiedono. No, ma è una richiesta, secondo me, anche legittima, e poi che fanno già tante altre squadre ben più importanti di noi, per cui non vedo perché non ci possiamo lavorare noi. Quello che noi vorremmo fare, ne parlavamo proprio poc'anzi prima di iniziare questa conferenza stampa, è presentarvi la squadra quando la squadra è completa. Se non altro per rispetto magari di quelli che arrivano l'ultimo giorno, e ci saranno persone che arrivano l'ultimo giorno, per i discorsi che abbiamo fatto prima anche sulla convenienza di certe operazioni, per cui conclusa la rosa organizzeremo la presentazione della squadra. Dove e come la organizzeremo oggi non siamo in grado di dirglielo, di dirvelo, però credo che il suo sia un suggerimento innanzitutto dato con molto garbo e con molta educazione, e secondo poi molto coerente e legittimo, per cui lo abbiamo appuntato. Grazie. Possiamo andare? Sì. Allora, chi colleghi sapete, insomma, se volete venire a pranzo siete i nostri ospiti volentieri, operatori, fotografi, insomma, mangiamo insieme. Grazie a tutti. Grazie.